La introduzione al corso del professor Berti può essere brevissima, perché direi che è quasi la ideale prosecuzione di una serie di lezioni che il professore dedicò all'istituto proprio nel periodo analogo dello scorso anno accademico. Lo ringraziamo di questo rinnovato impegno, che sarà tutto concentrato sulla razionalità, sulle forme della razionalità in Aristotele, e siamo certi che ci sarà appunto un intenso scambio di esperienze scientifiche, prima di tutto quelle che ci darà il professor Berti, poi speriamo quelle che verranno dal contraddittorio, sia da parte dei borsisti sia da parte degli studiosi che sono convenuti. Io mi accorgo che c'è appunto il professor Cosenza, che c'è il professor Montano, c'è il professor Casertano, che abbiamo invitato qui al tavolo, e quindi ringrazio un po' tutti di essere venuti, prima di tutto il professor Berti di dedicarci questa nuova serie di lezioni. Prego anche il professor Martorelli di non chiudere, perché il caldo della stagione è notevole. Grazie professore, anche per me è un vero piacere tornare qui con un nuovo ciclo di lezioni, perché servo un ottimo ricordo del ciclo dell'anno scorso. Il tema di quest'anno è appunto forme della razionalità in Aristotele, e dico subito due parole per giustificare la scelta di questo tema, che ha la presunzione di non essere solo un'occasione per rileggere alcuni passi forse molto noti di Aristotele, ma anche vuole essere un tentativo di utilizzare, se possibile, alcuni contributi di Aristotele nel dibattito attuale sulla ragione o sulla crisi della ragione e sui suoi diversi possibili usi. Loro sanno che di questo tema si discute non solo in Italia, ma direi in larga misura proprio in Italia da una decina d'anni, e cioè da quando è stato pubblicato un fortunato bestseller intitolato appunto Crisi della ragione, a cura di Aldo Gargani, con la collaborazione di vari filosofi italiani. Chi ha avuto l'occasione di vedere quel testo ricorderà come in un'ampia introduzione Gargani narrasse le vicende di quella che egli chiamava la ragione classica, usando però questo termine, questo aggettivo di classica, in un senso molto, molto preciso, molto limitato, cioè lo stesso senso per cui nella filosofia francese contemporanea, quando si parla della filosofia classica, si intende la filosofia classica francese del Seicento, quindi Descartes, o come quando i fisici d'oggi dicono la fisica classica e intendono la fisica degli inizi dell'età moderna, di Galileo, di Newton. Mentre, a mio giudizio, è bene anche ricordare, quando si impiega il termine classico, specialmente in filosofia, il contributo enorme che su tutta una quantità di temi ancora oggi oggetto di dibattito è stata portata dal pensiero antico. Quindi, al di là di ogni giudizio di tipo valutativo, se il pensiero antico si possa considerare o meno classico da un punto di vista, diciamo così, filosofico, è indubbio che può essere di grande utilità tenere presente, anche per un tema come la crisi della ragione, il contributo del pensiero antico. E in particolare mi sembra di poter indicare in Aristotele uno degli autori che nell'antichità hanno maggiormente approfondito questa tematica dei diversi usi possibili della ragione. Come tutti sanno, Aristotele è rimasto vittima di una serie di infortuni, o forse anche di una eccessiva fortuna, che spesso ha portato a tutta una serie di deformazioni nella trasmissione del suo pensiero. Per quanto riguarda in particolare la logica,
credo si possa riconoscere che dagli inizi dell'età moderna, e cioè dalla fine del Cinquecento sino ai giorni nostri, è rimasto dominante un certo cliché, una certa immagine di Aristotele consacrata per la prima volta da Francesco Bacone. Quando Francesco Bacone, alle soglie dell'età moderna, si accinge a scrivere un nuovo organo, un novum organum, lo fa chiaramente in polemica con l'organon di Aristotele e presenta la logica di Aristotele essenzialmente come una logica di tipo deduttivo. E critica questa logica deduttiva accusandola, come è noto, di sterilità, di mancanza di incapacità di fornire nuove informazioni sulla realtà e via dicendo. Indubbiamente Bacone aveva delle buone ragioni per avallare con la sua autorità e anche, direi appunto, per consacrare con la sua grande capacità di propagandista della nuova scienza. Bacone è veramente un araldo, un banditore della nuova scienza. Egli aveva delle buone ragioni per presentare Aristotele come l'espressione emblematica della logica di tipo deduttivo, perché indubbiamente l'aristotelismo dell'epoca aveva sviluppato la logica di Aristotele essenzialmente in questa direzione. Penso soprattutto al mio compatriota Jacopo Zabarella, padovano, che oggi è considerato figura interessante ma non di grandissimo rilievo, ma nel Rinascimento fu sicuramente uno degli autori che influirono maggiormente il pensiero europeo, specialmente a proposito della logica. E non c'è dubbio che Zabarella presenta la logica di Aristotele come una logica rigorosamente deduttiva, una logica che presenta come modello del sapere, di ogni forma del sapere, la matematica. Più precisamente ancora la geometria euclidea. Quindi la struttura logica della geometria euclidea, secondo Zabarella, costituisce il modello assoluto del sapere. E allora si capiscono anche molte posizioni di Cartesio, il quale pochi decenni più tardi ripropone, sia pure senza richiamarsi ad Aristotele, un modello di sapere molto simile. Ebbene, da Bacone, da Zabarella e da Bacone sino, io direi, a tutto l'Ottocento, questo cliché ha dominato la tradizione dell'aristotelismo e Aristotele è stato di conseguenza automaticamente contrapposto all'intera scienza moderna, considerata invece di tipo induttivo, sperimentale, è stato ad essa contrapposto come il rappresentante di una concezione ormai superata, e superata proprio per questa sua unilateralità, per questa sua riduttività, per avere cioè identificato il metodo del sapere in generale con la struttura logica della geometria euclidea. Devo dire che di questa rappresentazione è stato in qualche misura partecipe persino Hegel. Perché dico persino Hegel? Perché Hegel, anche nel modo di fare storia della filosofia e in particolare nel modo di presentare Aristotele, è un grande innovatore. Hegel è il primo che riscopre agli inizi dell'Ottocento la grandezza filosofica di Aristotele. Però, devo dire, scopre tutti gli aspetti del pensiero di Aristotele, dalla fisica alla metafisica, alla psicologia, all'etica, alla politica, mentre per quanto concerne la logica, anche Hegel continua a condividere questa immagine tradizionale. E infatti, non a caso, Hegel colloca il paragrafo sulla logica alla fine del suo capitolo su Aristotele,
dichiarando esplicitamente che quella è la parte meno valida, la parte in cui Aristotele non fa che riprendere la logica della tradizione scolastica, dice Hegel, la logica delle scuole, la logica dei manuali, e dichiarando quindi che questa logica che si trova esposta nelle opere logiche di Aristotele, cioè nell'Organon, non è la vera logica di Aristotele. Cioè non è la logica secondo la quale Aristotele ha fatto filosofia, non è la logica della filosofia di Aristotele, è un'altra logica, è la logica dell'intelletto, la logica quindi astratta, che Aristotele avrebbe teorizzato senza però praticare, senza seguire nel momento in cui ha costruito la sua filosofia. Di qui un giudizio pressoché interamente positivo che Hegel dà dell'intera filosofia di Aristotele e il rifiuto al tempo stesso della logica di Aristotele come una specie di appendice inutile o di cascame deteriore di cui bisogna liberare il pensiero aristotelico. Ebbene, bisogna dire che le cose sono cambiate soltanto nel nostro secolo, all'incirca alla metà del nostro secolo, per una serie di circostanze propizie, cioè per una serie di contributi allo studio di Aristotele che sono venuti per un verso dagli storici del pensiero antico, come era naturale, e per un altro verso da alcuni eminenti filosofi contemporanei mossi allo studio di Aristotele da un interesse prevalentemente teorico, prevalentemente filosofico. Scusate se faccio qui molto rapidamente qualche nome. Per quanto riguarda il contributo specifico degli storici del pensiero antico, vorrei ricordare alcune opere e cominciare da il Symposium Aristotelicum tenutosi a Lovanio nel 1960 su Aristote e le problèmes de méthode, Aristotele e i problemi di metodo, in cui per la prima volta ci si trova di fronte ad un'immagine molto ricca, complessa e articolata della metodologia praticata da Aristotele nei diversi settori del sapere. Direi che in quel symposium, specialmente per merito di uno studioso francese, Pierre Aubin, si scopre forse per la prima volta l'importanza che ha nella metodologia di Aristotele la dialettica, cioè una forma di argomentazione diversa da quella che potremmo chiamare la podittica, cioè il tipo di dimostrazione praticato soprattutto nelle scienze matematiche. L'interesse per la dialettica suscitato da quel simposium fu talmente grande che 3 anni dopo, nel simposium immediatamente successivo, svoltosi a Oxford nel 1963, si decise di prendere in esame un'unica opera di Aristotele, cioè i Topici. I Topici che sono, fra tutti i trattati che formano l'Organon, quello interamente dedicato proprio alla dialettica. E dagli atti di questo secondo simposium, intitolato proprio Aristotle on Dialectic, i Topici, si vede quanto sia stato allora sviluppato questo interesse. Bisogna anche ricordare che tra il primo e il secondo di questi due simposia che ho menzionato fu pubblicato il libro di Aubin, Aristotele e i problemi dell'etra, nel 62, in cui si sottolineava fortemente l'importanza che ha la dialettica sia nella fisica sia nella metafisica di Aristotele. Ma andrebbe ricordato negli stessi anni anche il libro di Wieland, di Wolfgang Wieland, sulla fisica, di Aristotelische Physik, pubblicato a Göttingen nel 1961, dove ugualmente si sottolinea il carattere dialettico della logica impiegata da Aristotele nella fisica. E oltre a questi contributi, ripeto, che provengono in fondo da studiosi, da storici del pensiero antico, negli stessi anni vediamo convergere
su Aristotele l'attenzione di alcuni tra i massimi filosofi del nostro secolo. Primo tra tutti Gadamer. Gadamer nel 1960, nella prima edizione di Wahrheit und Methode, Verità e Metodo, indica nella filosofia pratica di Aristotele il modello della sua ermeneutica e parla di una vera e propria attualità ermeneutica della filosofia pratica di Aristotele. Qualche anno prima, se non erro nel 58, Chaim Perelman a Bruxelles aveva lanciato la sua teoria dell'argomentazione, nota anche come nuova retorica, la Nouvelle Rhétorique, che si richiamava sostanzialmente alla dialettica ed alla retorica di Aristotele. Non sto qui a ricordare le vicende ancora più recenti della cosiddetta Rehabilitierung der praktischen Philosophie, la riabilitazione della filosofia pratica che si è avuta in Germania lungo tutto il corso degli anni 60 e 70 e di cui uno dei filoni principali è rivolto proprio al recupero della filosofia pratica di Aristotele. È significativo che in tutti questi contributi ciò che viene messo soprattutto a tema per quanto riguarda la logica di Aristotele non è tanto la apodittica, la teoria della dimostrazione o del sillogismo dimostrativo, quanto la dialettica e la retorica, sia nella teorizzazione che Aristotele dà di queste tecniche, rispettivamente nei topici e nel trattato intitolato appunto Retorica, sia nell'uso, nell'impiego effettivo che egli ne fa nei diversi suoi trattati, nelle diverse articolazioni del suo sistema. Per tutti questi motivi a me è sembrato interessante andare a vedere se in Aristotele, al di là appunto del modulo tradizionale che sostanzialmente riduce la sua logica soltanto alla teoria della dimostrazione, non si trovino invece altre e diverse forme di razionalità utilizzabili nel dibattito attuale, se non altro come esposizione di una gamma il più possibile ampia e ricca di possibili usi della ragione, tali che consentano ai diversi discorsi umani di differenziarsi da quello strettamente scientifico, pur senza rinunciare a conservare un qualche livello o una qualche forma di razionalità. E detto questo, entro subito nel merito del nostro autore. E naturalmente, per poterlo fare con un minimo di serietà, devo fare riferimento a qualche testo. E a questo scopo io ho portato con me una decina di fascicoli in cui ho fotocopiato una quindicina di passi che conterei di leggere e commentare in queste cinque lezioni. Ho fatto solo 10 copie perché dovevo viaggiare e quindi non potevo portare grandi carichi, ma forse per domani riusciamo a farne anche delle altre, in modo che tutti ne abbiano a disposizione qualcuna. Grazie professore, già nel corso della lezione le riusciamo a fare, cominciamo a distribuire quelle disponibili. Ecco, allora, questa può servire come matrice, qui ne restano non più di 9, che io proporrei specialmente ai più giovani che intendono continuare poi lo studio di Aristotele. E quindi poi ho anche preparato, ma questo non lo distribuisco oggi, ma lo farò domani, una specie di schema generale, di tavola, in cui cerco di rappresentare graficamente i rapporti tra le diverse forme di razionalità, con qualche confusione, perché ci sono parecchie frecce e linee e simboli di vario genere. Ma questo ve lo darò domani, anche perché per adesso non abbiamo ancora materiale da collocare in questa tavola e perché poi voglio vedere chi sopravvive alla lezione di oggi e conta di ritornare anche domani. Oggi è prematuro in tutti i sensi distribuirlo.
Il primo tema che dobbiamo affrontare è quello del rapporto tra analitica e dialettica, cioè il rapporto tra quella forma della razionalità che è stata certamente elaborata, teorizzata in modo rigoroso per la prima volta da Aristotele, cioè la podittica, la teoria della dimostrazione, e che, come dicevo all'inizio, ha costituito per molti secoli, specialmente nel corso dell'età moderna, l'unica logica attribuita ad Aristotele. Ma voglio presentarla non con l'intenzione di approfondirla, anche perché, non essendo io uno specialista di logica in senso tecnico, mi guarderei bene dal farlo. Abbiamo qui il professore Cosenza, che molto più di me ha trattato questa materia. Presento rapidamente la podittica perché essa ci serva come termine di confronto, come termine di riferimento, per apprezzare rispetto ad essa le differenze che presenta invece l'altra grande forma di razionalità teorizzata da Aristotele, cioè la dialettica, di cui il tema di questa prima lezione, analitica e dialettica. Apodittica e dialettica. L'apodittica, cioè la teoria della dimostrazione, è notoriamente stata esposta da Aristotele nei suoi analitici posteriori, mentre infatti gli analitici primi o anteriori trattano del sillogismo in generale, di qualsiasi forma e di qualsiasi uso dunque del sillogismo, non solo di quello dimostrativo. Gli analitici secondi o posteriori trattano in particolare del sillogismo dimostrativo, ovvero della dimostrazione. E qui c'è un famoso capitolo del primo libro, il capitolo 2 del primo libro degli analitici posteriori, in cui Aristotele, in pochi tratti molto essenziali ma anche molto precisi, delinea la sua teoria della dimostrazione. Sono passi notissimi, anche chi non ha il testo sotto gli occhi può riconoscerlo. E comincia dicendo che noi riteniamo oiometa epistastai di avere scienza, nel senso proprio tecnico del termine epistastai, cioè avere episteme, haplos, in generale, in assoluto, simpliciter, alla me ton sophisticon tropon ton katasuin bebekos, cioè non nel senso sofistico, e cioè per accidente, otan ten aitian, sto leggendo, scusate, analitici posteriori, è il passo indicato qui con il numero 1, e quindi è il capitolo 2 degli analitici posteriori, pagina 71b9 dell'edizione Zell, dell'edizione Becker, che è quella, il punto di riferimento obbligatorio di tutte le citazioni aristoteliche. Riteniamo dunque di avere scienza di ciascuna cosa in assoluto e non in modo sofistico, otan ten taitian oiometha ginoskein dien to pragma estin, cioè quando pensiamo di conoscere la causa in forza della quale la cosa è. Quindi scienza come conoscenza della causa è notissimo. Oti e keinu aitia esti, e cioè sappiamo che è causa, che questa che conosciamo è la causa di quella cosa. Kai me endechestai tutallo sechein, e sappiamo che non è possibile che questo stia in altro modo, cioè che le cose stiano diversamente da così. Ecco, questo me endechestai tutallo sechein, è impossibile che le cose stiano diversamente, conferisce alla episteme, alla scienza, il carattere della necessità. Avere scienza non significa soltanto sapere come stanno le cose, ma sapere che stanno in un certo modo e non possono stare che in quel modo.
Delon toinun hoti toiuton tito epistastai esti. È chiaro dunque che qualche cosa di tal fatta è appunto il sapere, la vera scienza. Cai gar oime epistamenoi, cai oi epistamenoi, oimen oiontai autoi utos echein, oid epistamenoi cai ecusin. Infatti, dice, sia quelli che sanno, sia quelli che non sanno, in un certo senso testimoniano che questo sia il concetto di scienza, perché quelli che non sanno credono di trovarsi in questa condizione quando pensano di avere scienza, e quelli che sanno vi si trovano anche realmente, cioè nella condizione di chi sa la causa e sa che le cose non possono stare diversamente. Hoste hu aplos estin episteme tuto adunaton allos echein, cosicché ciò di cui si ha semplicemente, assolutamente scienza è qualche cosa che è impossibile che stia diversamente, adunaton allos echein. Eimen un, quindi dette queste cose, queste prime caratteristiche generali della episteme, vale a dire la conoscenza della causa e il carattere della necessità, Aristotele passa a determinare più dettagliatamente che cosa sia la dimostrazione. Eimen un, kai heteros, heteros esti tu epistastai tropos, ysteron erumen, famen de kai diapodeixeos eidenai. Se dunque vi è anche un altro tipo di scienza, un'altra forma di sapere, lo diremo in seguito. Ora diciamo che il sapere è diapodeixeos, per mezzo della dimostrazione. Cioè, lui qui non esclude che vi possa essere anche una episteme di altro tipo, un sapere di altro tipo. Quello di cui tuttavia vuole occuparsi in questo momento è il sapere diapodeixeos, fondato sulla apodeixis, sulla dimostrazione. Chi conosce il seguito del libro sa che alcune linee più avanti Aristotele menzionerà anche una episteme anapodeictos, cioè una scienza non dimostrativa, alludendo presumibilmente a quello che poi lui chiama il nous, la conoscenza intellettiva che non si fonda sulla dimostrazione e in questo senso non è dimostrativa. Ma non è di questo che qui ci occupiamo. Qui ci occupiamo della scienza fondata sulla dimostrazione, ecco la podittica, no? Ed ecco la famosa definizione di dimostrazione. Apodeixin de lego syllogismon epistemonikon. Chiamo apodeixis, chiamo dimostrazione il sillogismo scientifico. Quindi la dimostrazione è un sillogismo, è un tipo di sillogismo, quello che ha diritto di essere chiamato scientifico. E precisa. Epistemonikon de lego kathon to echein auton epistamesa. E chiamo scientifico quel sillogismo secondo il quale, o per il fatto di averlo, noi sappiamo, cioè quello che ci conferisce il sapere vero e proprio, la scienza vera e propria. Ei toinun estito epistasai oion ethemen, ananche kai ten apodeictiken epistemen ex alethon te einai, kai proton, kai ameson, kai gnorimoteron, kai proteron, kai aition tu synperasmatos. Questa è la definizione di sillogismo scientifico, cioè di dimostrazione. Se dunque il sapere è quello che abbiamo stabilito, è necessario che la scienza apodittica, la scienza dimostrativa, ten apodeictiken epistemen, che la scienza dimostrativa ex alethon einai sia, cioè si costituisca a partire da premesse vere, ex alethon,
kai proton e prime, kai ameson e immediate, che non siano mesa, cioè termini medi, kai gnorimoteron e più note, kai proteron e anteriori, kai aition tu sin perasmatos, e cause della conclusione. Quindi è tutto qui. Il sillogismo scientifico, naturalmente bisogna sapere già che cos'è un sillogismo, e precisamente che è quel discorso che è costituito da due premesse e da una conclusione. Il sillogismo scientifico, ovvero la dimostrazione, è semplicemente il sillogismo le cui premesse sono vere, prime, cioè non dedotte da altre, immediate, cioè ancora una volta che sono veri e propri punti di partenza, più note delle conclusioni, anteriori quindi alle conclusioni, e causa delle conclusioni stesse. Queste premesse, che hanno questi caratteri, cioè di essere vere, prime, eccetera, eccetera, sono chiamate anche archai, principi. Questi sono i principi. E tra i principi, e qui non leggo più, sono cose notissime, Aristotele poi distinguerà i principi comuni a più scienze, principio di non contraddizione, principio del terzo escluso, che sono comuni a tutte le scienze, anzi a tutte le forme di discorso, o altri principi comuni soltanto ad alcune, per esempio quello comune a tutte le scienze matematiche, secondo cui sottraendo uguali da uguali si ottengono uguali. Questi sono comuni e sono detti da Aristotele anche assiomi, axiomata. Anzi, lui dice, questi sono quelli che i matematici chiamano assiomi, che vuol dire che il termine lo riprende dalla matematica del suo tempo, cioè poi dalla geometria, da quella che diventerà la geometria euclidea. Lo diventerà perché Euclide verrà dopo, ma la geometria chiamata poi euclidea c'era già, come tutti sanno, esisteva già al tempo di Platone, forse anche prima, e qui Aristotele non fa che descriverla, non fa che codificarla. Poi accanto a questi principi comuni ci saranno altri principi che Aristotele chiama principi propri, oikeiai archai, cioè appartenenti a una singola scienza, per esempio alla sola geometria o alla sola aritmetica o alla sola astronomia. E una delle conseguenze tra questa distinzione sarà che quando si parte da principi propri ad una singola scienza, non è legittimo trarne conclusioni che passino nell'ambito di altre scienze, cioè non è legittimo operare quella che poi fu chiamata la metabasis eis allogenos, il trasferimento ad altro genere, legge logica importantissima, perché oggi sta alla base di quella che i filosofi analitici chiamano la legge di Hume, secondo cui non si può passare da premesse formulate col verbo essere a conclusioni formulate col verbo dovere, perché si commetterebbe una vera e propria metabasis eis allogenos, dal piano dell'essere al piano del dover essere, il che è vietato precisamente dalla logica di Aristotele, dalla apodittica di Aristotele. Ecco, abbiamo dunque questo modello di sapere, come vedono, molto rigoroso, molto lineare, il quale trova la sua applicazione principale nella geometria euclidea e che costituisce in un certo senso un modello inattaccabile, un modello di sapere, direi, ferreo, veramente incontrovertibile, perché se si parte da premesse che siano vere, realmente vere, non solo credute vere, ma siano realmente vere, e si applica ad esse un sillogismo, il sillogismo non fa che trasmettere, per così dire, che trasferire la verità delle premesse alla conclusione. Il sillogismo non crea, non produce lui alcuna verità, però ne garantisce la trasmissione in modo necessario, cioè in modo tale per cui, date quelle premesse,
la conclusione che ne consegue non può che essere quella, e non può che essere vera, se sono vere naturalmente le premesse. È indubbiamente un modello di sapere estremamente degno di ammirazione, anche se poi le applicazioni di cui esso è suscettibile sono, come è naturale, estremamente limitate, perché richiedono questa quantità di condizioni che è difficile realizzare, cioè disporre di premesse vere e potere da esse dedurre. Nel caso della geometria, almeno Aristotele credeva che si fosse in questa condizione, cioè che i principi della geometria fossero veri, e quindi la geometria era in grado di dimostrare tutta una serie di teoremi, si badi, senza bisogno di discutere. È questa la logica del monologo. Non c'è bisogno. Sì, può essere assunta come forma di una lezione, di una esposizione, cioè di un discorso di tipo didattico, dove l'insegnante fa vedere a quanti lo ascoltano come si dimostra un certo teorema, ma non ha bisogno di interpellarli, procede da solo, dispone lui solo di tutte le condizioni necessarie e sufficienti per giungere alla conclusione. Quindi è proprio il tipo di discorso, quello che i greci chiamavano, che Aristotele chiamava la acroasis. Noi oggi diciamo lezione pensando all'atto che compie l'insegnante, i greci dicevano acroasis, cioè audizione, pensando all'operazione che compiono invece gli ascoltatori. Ma qui non c'è dialogo, è una logica, potremmo dire, monologica, didascalica, in cui si espone sostanzialmente una verità in qualche misura già nota, perlomeno implicitamente, nel senso che è già contenuta implicitamente nelle premesse da cui si parte e sulle quali naturalmente tutti debbono convenire, non debbono essere messe in discussione queste premesse. Di contro a questo modello di razionalità, che chiamiamo appunto apodittica, Aristotele stesso presenta immediatamente, alla fine appunto degli analitici posteriori, nel trattato che immediatamente segue all'interno dell'Organon, cioè nei topici, un diverso tipo, una diversa forma di razionalità. Scusate, prima di passare a questa, cioè alla dialettica, vedo qui nei miei appunti una citazione che mi piace sempre fare, perché essa ci mostra come Aristotele, se da un lato era indubbiamente certo di avere individuato nella dimostrazione, nella apodeixis, un procedimento logico assolutamente inattaccabile, di enorme forza, questo è il vero pensiero forte, oggi dovremmo dire, egli era al tempo stesso perfettamente consapevole dei limiti di applicabilità. Cioè, se si riesce a dimostrare qualche cosa, possiamo stare tranquilli circa la validità del discorso che abbiamo fatto, ma pochissime sono le cose che riusciamo a dimostrare. In questo si rivela la limitatezza del nostro sapere. C'è un bel frammento, di solito poco conosciuto, poco citato, perché appartiene a una delle opere perdute di Aristotele, il Peri Tagathou, l'opera sul bene. Il frammento 1, nella raccolta di Ross, dice testualmente così: «Dei memnestai, anthropon onta, humonon ton euticunta, alla kai ton apodeicnunta». Cioè, deve ricordarsi, dei memnestai, di essere uomo, anthropon onta, non solo chi è fortunato, humonon ton euticunta, ma anche colui che fa delle dimostrazioni, alla kai ton apodeicnunta. Era questa, il ricordare alle persone fortunate che erano soltanto uomini era un luogo comune nella letteratura greca. Tu sei fortunato,
oggi diremo ringrazia il cielo che le cose ti sono andate bene, ma ricordati che ti potevano anche andar male e non dipende da te, non essere sicuro che ti andranno sempre così, cioè è un richiamo al senso del limite. E questo stesso richiamo Aristotele dice che bisogna fare non solo a chi è fortunato, a chi ha una buona sorte, ma anche a ton apodeicnynta. Qui non so perché Gianantoni ha tradotto questo ton apodeicnynta, colui che si accinge a superare delle prove o colui che affronta delle prove. Io lo lascerei molto semplicemente colui che dimostra, colui che sta facendo una dimostrazione. Perché in questo modo il frammento assume un senso ben preciso. Anche colui che sta facendo delle dimostrazioni e quindi è in condizione di possedere la forma di sapere più alta che ci sia, il sapere perfetto, deve ricordarsi di essere uomo, cioè deve avere presenti i propri limiti, deve rendersi conto che il fatto di saper dimostrare non lo rende una divinità, non lo fa essere un Dio. Il richiamo al ricordarsi di essere uomini per i greci aveva sempre questo significato. Uomo vuol dire non Dio, vuol dire mortale, non immortale. Quindi c'è in Aristotele. Del resto il contesto del frammento indica con chiarezza che si tratta di un richiamo alla misura, perché l'autore che riporta il frammento e che è un biografo antico, questa è la cosiddetta Vita Marciana di Aristotele, dice che tutti sapevano che Aristotele era un uomo metrios, misurato, moderato, come risulta dalla sua etica, la teoria del giusto mezzo, e anche dal fatto che egli diceva deve ricordarsi di essere uomo, non solo colui che è fortunato, ma anche colui che fa delle dimostrazioni. Quindi ha perfettamente consapevolezza dei limiti di questo sapere. Poi però ne presenta anche un altro, che è la dialettica. E allora qui passiamo al passo numero 2, che è l'inizio appunto dei topici. Leggo le prime righe. Siamo alla pagina 100, colonna A, linea 18. Hemen protesis tes pragmateias metodon eurein afes d'un esometha syllogizestai peripantos tu protesentos problematos ex endoxon. La protesis, cioè il proponimento, lo scopo tes pragmateias, di questo trattato che sto per scrivere, dice Aristotele, è di trovare methodon, un metodo, una trattazione, una disciplina, afes, in virtù della quale, d'un esometa syllogizestai, saremo in grado di syllogizestai, forse non va tradotto nel senso troppo stretto di sillogizzare o fare sillogismi, perché il sillogismos è l'argomentare in genere, il ragionare. Quindi si tratta di cercare un metodo in forza del quale diventiamo capaci di argomentare peripantos tu protesentos problematos. A proposito di qualsiasi problema ci sia stato proposto. Ecco subito la prima caratteristica della dialettica, l'universalità. La dialettica serve per discutere di tutto, per sillogizzare su tutto ciò che è proposto in forma di problema. Che cosa vuol dire problema? Lui stesso più avanti lo spiega. Il problema è una domanda formulata a modi alternativa. Per esempio, lui dice, animale bipede, è la definizione di uomo o no? Ecco il problema. Quindi è un'alternativa che propone una scelta tra un sì e un no. È una domanda che ammette due possibili risposte, l'una negazione dell'altra, l'una opposta all'altra. Questo è proprio il senso tecnico di problema, qualche cosa che è proposto in forma di alternativa. Allora, dobbiamo trovare questo metodo che ci permetta di argomentare intorno a qualsiasi problema ci sia stato proposto ex endoxon, a partire
da premesse che siano appunto endoxa. Non diciamo subito che cosa vuol dire, perché lo dice lui stesso tra qualche riga, ma mentre il sillogismo dimostrativo, cioè scientifico, l'abbiamo appena letto negli analitici, partiva ex alethon, da premesse vere, qui si parte ex endoxon, da premesse endoxa. Non riesco a resistere alla tentazione di dire subito che cosa vuol dire endoxa, perché a questo proposito poi non condivido quello che molti scrivono, dicono che si tratta di premesse probabili, di premesse notevoli, di premesse opinate, perché si pensa che nell'aggettivo endoxos c'è dentro la radice doxa, da docheo, che vuol dire opinione. Io credo che qui doxa funga in un altro senso, come risulta dalla definizione di endoxos che Aristotele stesso ci dà tra poco. La doxa non era soltanto l'opinione, era la fama, era la gloria, e quindi gli endoxa sono le cose, letteralmente bisognerebbe tradurre, che sono in fama, cioè che sono famose, sono premesse note giustamente, meritatamente, a causa del loro valore. Cioè non sono semplicemente premesse opinate, non basta che una premessa venga opinata da qualcuno perché essa sia endoxos. Sono premesse, sono cose importanti, sono cose degne di essere condivise, sono cose che godono di buona fama, che godono di grande reputazione, con cui dunque bisogna fare i conti. Guai ad andare contro un endoxos, secondo Aristotele. Bisogna cercare di fare il possibile per andare d'accordo con gli endoxa, perché mettersi contro l'endoxon vuol dire cadere nel paradoxon, nel paradosso. E in genere per Aristotele il paradosso è segno di errore, è segno di falsità. Quindi la dialettica si occupa di tutto, parte da premesse che sono endoxa, e poi il testo continua. Cai, sempre in virtù di questo metodo, autoi logon hypeichontes methen erumen hypenantion. E, grazie, autoi, cioè noi stessi, logon hypeichontes, questa espressione, questo logon hypeichein, è il fare la parte di chi deve hypeichein sostenere un logos, cioè una certa tesi, deve in sostanza difendere una tesi, ma una tesi che gli è stata messa in questione da qualcuno. Quindi lui dice: se noi ci troviamo a dover difendere una tesi, a dover sostenere un certo punto di vista, siamo messi in condizione di un esometa meten erumen hypenantion. Siamo capaci di non dire nulla di contrario. Contrario a che cosa? A ciò che noi stessi sosteniamo. Allora vedete che qui si configura una situazione ben precisa, estremamente interessante. Qui non siamo più in presenza di un monologo. Qui non c'è più un professore che parla dinanzi a un uditorio muto che ascolta e accetta le dimostrazioni che vengono proposte. Qui c'è appunto una situazione chiamata dialettica, cioè che viene da dialegestai, da discutere. Ci sono due che discutono di un problema. Animale bipede, è definizione di uomo o no? Uno dei due fa la domanda, pone il problema, e l'altro dà una risposta, sceglie e dice sì o no. Da questo momento in poi, colui che ha posto la domanda si impegna con tutte le sue forze, ovviamente non forze fisiche, ma forze logiche, cioè con la sua dynamis, tu sillogizzestai, con la sua capacità di argomentare, si impegna in che cosa?
nel tentativo di far dire al suo interlocutore qualche cosa che sia in contrasto, che sia upenantion, con ciò che lui stesso ha ammesso. E l'altro, colui che ha dato la risposta e che si assume questo ruolo, questa parte di upechein logon, di sostenere il discorso, deve, come diceva già Platone, rendere conto di ciò che afferma, di donai logon, fornire ragioni, fornire giustificazioni, e soprattutto deve fare attenzione a non lasciarsi condurre dal primo in contraddizione con se stesso. Ecco la dialettica, è una lotta naturalmente leale, una lotta nobile, condotta come tra due duellanti. Kant la paragonerà al duello che gli antichi cavalieri facevano quando erano in lizza e si scontravano tra di loro, al cospetto naturalmente dei giudici, dove erano consentite soltanto le mosse leali, cioè le argomentazioni corrette, perché ne andava del proprio onore. Non si poteva ricorrere a colpi bassi, a imbrogli. Questo era cosa da sofisti, non da dialettici. Il dialettico è leale. Il dialettico è un duellante che cerca o di indurre il suo avversario in contraddizione, nel qual caso egli ha compiuto quello che si chiamava con termine tecnico un elenkos, cioè una confutazione, e l'altro, colui che risponde, deve fare il possibile per non lasciarsi confutare. Se alla fine della discussione il primo è riuscito a portare in contraddizione il secondo, il primo viene proclamato vincitore. Se invece non ci è riuscito e il secondo ha resistito, allora il vincitore è il secondo. Quindi la situazione che qui Aristotele ci pone dinanzi è toto cielo diversa dalla precedente. Questa non è più la logica del monologo, è la logica del dialogo, della discussione, del dibattito. E questo spiega perché si deve partire da premesse che siano endoxa. Cosa vuol dire che le premesse devono essere endoxa? Le premesse endoxa sono in un certo senso le regole del gioco, sono ciò che, se vogliamo riprendere l'esempio di Emanuele Kant, ciò che per i cavalieri medievali che si scontravano nel torneo era costituito dalle regole della cavalleria, cioè qualche cosa che non si doveva violare, pena il disonore. Gli endoxa sono le premesse che devono essere condivise e rispettate da entrambi i duellanti, perché sono ammesse da questa specie di arbitro che Aristotele non nomina mai, ma che evidentemente c'è, ed è costituito non necessariamente da una persona, ma anche da un consesso di persone alla cui presenza i due duellanti si affrontano. Credo che la realizzazione storicamente più fedele di questo metodo si sia avuta nelle università medievali durante la discussione delle questiones, le questiones disputate, dove alla presenza del dottore e di tutti gli scolari, due di questi si confrontavano, duellavano tra di loro e poi gli altri giudicavano quale dei due doveva essere considerato vincitore. Quindi gli endoxa non è importante, le premesse non è importante che siano vere, perché se uno dovesse richiamarsi ad una premessa vera, ma supponiamo sconosciuta agli ascoltatori, o comunque non condivisa da questi, egli non riporterebbe la vittoria, perché gli ascoltatori non gli riconoscerebbero come valida questa premessa. L'importante invece è che si parta da premesse la cui validità è concessa da tutti. Naturalmente per Aristotele questo accade quasi sempre quando le premesse sono vere. È rarissimo, io credo, per Aristotele che un endoxos sia falso.
Forse può capitare in qualche caso, ma lui è convinto che la maggior parte degli endoxa siano veri. Ma l'importante non è che siano veri, l'importante è che siano endoxa. Pensate che egli a un certo punto giunge persino a proporre come esempio di endoxon quello che lui stesso considerava il principio più saldo di tutti, la arche bebaiotate, cioè il principio di non contraddizione. Perché il principio di non contraddizione, oltre ad essere vero, è anche condiviso. È condiviso da tutti, o da quasi tutti. Solo qualche pazzo, io credo, Aristotele considerasse colui che negava il principio di non contraddizione, perché non ammette nemmeno che lo facesse Eraclito. Dicono che Eraclito lo facesse, ma chissà se uno poi pensa veramente le cose che dice o che gli fanno dire. Ora, se per Aristotele anche il principio di non contraddizione è un endoxon, vuol dire che gli endoxon non sono cose non vere, ma sono in genere verità le quali, oltre ad essere vere, devono anche essere presenti nella doxa, nel modo di pensare giustamente ritenuto valido, ritenuto degno di onore. E poi nel seguito del passo, io vedo che purtroppo il tempo vola, però preferisco parlare ancora alcuni minuti per giungere almeno a una prima conclusione. Nel seguito non abbiamo preoccupazioni. Ecco, nel seguito del passo Aristotele fa vedere come anche in questo nuovo metodo entri il sillogismo. Perché lui dice ci sono diversi tipi di sillogismo. Del resto anche quando si è parlato della dimostrazione abbiamo visto che quello era un tipo di sillogismo, e precisamente il sillogismo scientifico o dimostrativo, ma ce ne sono anche altri. E infatti il testo continua così: esti de syllogismos logos en ho tethenton tinon heteronti ton keimenon exananches symbainei dia ton keimenon. Siamo alla linea 25. Dunque il sillogismo è un logos, è un discorso nel quale tethenton tinon, poste alcune cose, cioè le premesse, eteron ti ton keimenon, qualche cosa di diverso da quelle che giacciono, ex ananches symbainei, di necessità consegue, dia ton keimenon, in forza delle premesse giacenti. Cioè è il discorso in cui, date certe premesse, ne deriva una conclusione, ecco qualche cosa di diverso, necessariamente in forza delle premesse medesime. E poi introduce la distinzione tra i diversi tipi di sillogismo. Apodeixis un estin, hotan ex alethon, kai proton ho sillogismos e. E ectoiuton, ha diatinon proton, kai alethon, tes peri auta gnoseos ten arken eilefen. Dunque la dimostrazione, la podeixis, che sarebbe il primo tipo di sillogismo qui esaminato, si ha, estin, c'è, hotan, quando il sillogismo sia ex alethon kai proton, da premesse vere e prime, come già avevamo detto negli analitici. Oppure, ecco un'aggiunta, ectoiuton, da premesse tali, ha diatinon proton kai alethon, le quali siano state, a proposito delle quali il principio della conoscenza sia stato preso a partire da alcune premesse prime e vere. Cioè non è proprio necessario che la dimostrazione parta ogni volta da premesse prime, può anche partire da conclusioni di una dimostrazione precedente che sia stata condotta a partire da premesse vere. Sono le dimostrazioni concatenate tra di loro. L'importante però è che si possa sempre risalire all'inizio a delle premesse vere, cioè a dei veri e propri principi. E poi continua. Dialecticos de syllogismos o ex endoxon syllogismos. E invece un sillogismo dialettico, quello che parte da premesse endoxa. E poi chiarisce. Esti
de alesse men kai prota ta medieteron alla diauton echon ta tempistin. Sono vere e prime quelle cose, cioè quelle premesse, che hanno echon ta tempistin la fede, la credibilità, la pisteuo mai, che si fanno credere, che si fanno accettare, che hanno, potremmo dire, credito forse, no? Pistin. Non in virtù di altre, medieteron, alla di auton, ma di per se stesse. Ecco l'evidenza. Sono vere e prime quelle che si fanno credere, che si fanno accettare da sole, per la loro intrinseca credibilità. Udei gar entais epistemonicais arcais epizeteis teis todiati ale casten ton arcon auten cathauten eina episten. Non bisogna infatti, a proposito dei principi delle dimostrazioni, andare alla ricerca del perché. Non bisogna chiedere il perché dei principi, ma ciascuno dei principi deve essere auten cathauten, esso di per sé pisten, degno di credito, degno di essere creduto, degno di essere accettato. Endoxa de invece sono endoxa ta docunta pasin et ois pleistois et ois sophois kai tutois e pasin et ois plestois et ois malis tagnorimois cae endoxois. Sono endoxa le cose che sembrano, che sono opinate o da tutti o dalla maggior parte o dai, sapienti, dai sofoi, e tra questi o da tutti o dalla maggior parte o dai più noti e famosi. Ecco endoxois nel senso di famosi. Quindi vedete, abbiamo a che fare con premesse non semplicemente probabili, che possono essere vere o false, sono premesse autorevoli, sono premesse dotate della massima autorità possibile, contro le quali bisogna stare attenti a non andare mai, perché se nella discussione dialettica uno dei due contendenti facesse appello ad una premessa che sia in contrasto con gli endoxa, si renderebbe ridicolo, si farebbe ridere addosso da tutto l'uditorio e quindi avrebbe già partita persa in partenza. Infine Aristotele, sempre in questo passo, indica un terzo tipo di sillogismo, eristikos. Eristikos desti syllogismos o ek phainomenon endoxon meonton de kai o ex endoxon e phainomenon endoxon phainomenos o gar pan to phainomenon en u gar pan to phainomenon endoxon kai estin endoxon. Dunque il sillogismo eristico, eristico viene da eris, che è la discordia, che è la contesa. Cioè questo è il sillogismo che viene fatto da chi non si comporta lealmente, da chi non ha altro scopo che quello di prevalere nella contesa con qualsiasi mezzo. Il sillogismo eristico, dunque, è quello che parte da ec phainomenon endoxon, cioè da cose da endoxa apparenti, non da endoxa veri e propri, da cose che sembrano essere endoxa ma non lo sono, che sembrano condivise da tutti ma in realtà non lo sono, meonton de, che non lo sono in realtà, oppure quello che parte da endoxa ma che parte da endoxa o da endoxa soltanto apparenti e che è lui phainomenos,
cioè è un sillogismos phainomenos, è un sillogismo apparente e non reale, cioè un sillogismo che non possiede quel carattere di necessità con cui la conclusione deve derivare, deve conseguire alle premesse. Non infatti ogni endoxon phainomenon che appare, kai estin endoxon, è anche un vero e proprio endoxon. Quindi qui Aristotele distingue molto rigorosamente gli endoxa che sono realmente tali, cioè che sono realmente degni di essere condivisi, da quelli che soltanto sembrano essere tali. E l'eristico è colui che parte da endoxa apparenti e si serve di sillogismi apparenti. Si capisce già la condanna, la patente di disonestà che Aristotele attribuisce al sillogismo eristico, il quale, come vedete, è cosa ben diversa da quello dialettico. Ma che valore ha questo discorso? Cioè, se, come abbiamo detto, la podittica, cioè la dimostrazione vera e propria, è quella che ci dà il vero sapere, che ci dà la episteme, quest'altro tipo di metodo, questa che chiamiamo appunto la dialettica, il sillogismo dialettico, non l'ho detto perché è sillogismo anche questo, perché quando uno dei due, tornando all'esempio iniziale, uno domanda, uno pone un problema: animale bipede è definizione di uomo o no? Supponiamo che l'interlocutore risponda sì. Allora il primo cerca di condurlo ad ammettere qualche cosa di contrario a ciò che egli ha ammesso. Come fa a condurlo? Per mezzo dei sillogismi, cioè partendo da premessa endoxa e rivolgendo al suo interlocutore tutta una serie di altre domande intese a ottenere da lui altrettante premesse da cui dedurre in combinazione con gli endox una qualche conclusione che sia in contrasto con ciò che lui stesso ha ammesso. Del resto, se vogliamo avere una illustrazione famosa artistica di questo modo di procedere, basta che leggiamo i dialoghi socratici di Platone, i primi dialoghi platonici, dove Socrate fa appunto questa operazione di porre tutta una serie di domande ai suoi interlocutori, e Socrate fa dei veri e propri sillogismi, perché da premesse deduce conclusioni. Che valore ha questo secondo procedimento dal punto di vista della scienza? Di solito si dice che non ha alcun valore scientifico, ma serve soltanto ad avere la meglio in una discussione, serve soltanto a convincere un uditorio, serve a discutere con abilità, con perizia su qualsiasi argomento. In realtà Aristotele, nei Topici, nel capitolo immediatamente successivo, cioè nel capitolo 2, distingue diversi possibili usi della dialettica, tra i quali ce n'è uno che è propriamente scientifico. E su questo io vorrei richiamare l'attenzione, quindi vorrei passare al passo numero 3, che è il secondo capitolo dei Topici, 101 a 25. Epomenon dan eiremenois eipein prosposa te caitina cresimos e pragmateia. Facendo seguito alle cose dette, bisogna dire per quante e per quali cose prosposa te caitina, per quante e quali cose il trattato che stiamo facendo è cresimos, utile. Che cosa vuol dire utile? Crao significa uso, verbo usare, no? Quindi cresimos è ciò che è usabile, del resto anche in latino utilis è la contrazione, viene da utor, dal verbo usare, in italiano utile vuol dire usabile. Quindi domandarsi per quante e quali cose
la dialettica è utile, equivale a domandarsi quanti e quali sono gli usi possibili della dialettica. E il tema di questo secondo capitolo è appunto costituito dagli usi della dialettica. E Aristotele li enuncia subito. Estide prostria è utile per tre cose. Pros gymnasian, per la ginnastica. Prostasenteuxeis, per le discussioni, discussioni comuni che si hanno con gli altri, e infine pros tas kata philosophian epistemas. Per, di solito si traduce le scienze filosofiche, intanto c'è la parola epistemas, si tratta di scienze, non c'è dubbio. Poi direi che c'è anche una sovrabbondanza, perché in Aristotele filosofia e episteme sono pressoché sinonimi. Quindi dire epistemai kata philosophian non significa dire certe epistemai e non altre, significa dire le scienze vere e proprie, le scienze propriamente dette, le scienze intese in senso proprio, in senso forte. Queste sono le epistemai kata philosophian. Ebbene, anche per queste la dialettica è utile. Dunque c'è un uso della dialettica che è interno alle scienze propriamente dette. Quindi la episteme non si serve solo di dimostrazioni, di apodeixeis, di sillogismoi apodeicticoi, ma anche della dialettica. Vediamo come. Primo, otimen un pros gymnasian cresimos ex auton cataphanes esti metodon gar echontes raon peritu protecentos epicheirei in dunesomesa. Primo uso, per la gymnasia, cioè per la, ho detto prima, la ginnastica, significa l'allenamento, l'esercizio, evidentemente l'esercizio alla discussione, l'allenamento alla discussione. Quindi anzitutto c'è questo uso, per così dire, esercitatorio, ginnastico, e dice, questo è chiaro, cataphanes est, è evidente. Infatti, avendo un metodo, saremo in grado di epicheirein, di attaccare letteralmente, no? Di condurre un attacco raon più facilmente per i tu protezentos, a proposito del problema che ci è stato proposto. Come per dire, se uno è ben allenato, nel momento poi della gara, più facilmente è in grado di vincere, è in grado di attaccare. Quindi questo è un uso la cui utilità è evidente, è cataphanes. Ma poi c'è il secondo. Pros de tassenteuxeis, sempre, essa è utile per le discussioni, dioti, perché, tas ton pollon catartmemenoi doxas, uc ecton allotrion, alecton oikeion dogmaton omilesomen pros autus, metabibazontes otti an mecalos phainontai legein emin. In secondo luogo, essa è utile per le discussioni perché, avendo enumerato cateritmemenoi, avendo enumerato le opinioni dei molti, omilesomen discuteremo pros autus con loro, uc ecton allotrion, non partendo da premesse ad essi estranee, alecton oikeion dogmaton, ma dalle dottrine che a loro sono proprie. Cioè, qui Aristotele dice, ma è evidente, se noi discutiamo con la gente, guardate, qui gli interlocutori sono oipolloi, qui siamo dunque in un ambito non scientifico, qui abbiamo a che fare con le enteuxeis, cioè con le discussioni che ci capita di fare dappertutto, al bar, ma anche nei tribunali, anche nelle assemblee politiche dove c'è uno scontro. Ebbene, se noi siamo in grado di enumerare
le opinioni condivise da tutti o condivise dai molti, cioè gli endox, se noi partiamo, in altre parole, da premesse condivise da tutti, allora siamo certi che discuteremo, cioè che queste premesse saranno condivise anche dai nostri interlocutori. E allora non ci richiameremo a premesse ad essi estranee, ma a premesse ad essi proprie, il che sottintende, e quindi loro saranno poi costretti ad accettare le conclusioni a cui li condurremo, perché saranno conclusioni ricavate da premesse che loro stessi hanno concesso, e saremo in grado di respingere ciò che essi sembrino dire a noi mekalos, in modo non bello, non corretto. Quindi, se noi sappiamo come la pensa la gente, possiamo discutere partendo dalle sue stesse premesse. E questo è quello, e questo è l'uso, direi, normale della dialettica. Questo, il primo, in fondo, è un uso, come dire, propedeutico, no? Serve per allenarsi, per fare ginnastica. Questo è l'uso proprio. Questa è la dialettica pura e semplice. La dialettica che serve per discutere con chiunque, non con gli esperti, ma con chiunque capiti a tiro. Quello che faceva Socrate quando scendeva in piazza, andava nell'agorà e rivolgeva le sue domande a chiunque gli capitasse a tiro. E poi c'è il terzo uso. Pros de tascata philosophian epistemas hoti. E questo terzo uso, relativo alle scienze filosofiche, alle scienze propriamente dette, si divide in due, potremmo dire 3A e 3B. Il primo 3A è questo, hoti, dyname noi pros amphotera diaporesai, raon enecastois catopsometha talethes tecai topseudos. Aiutatemi a tradurre alla lettera queste poche parole con tutta l'intensità e con tutta la pregnanza che esse possiedono. E questo è il punto decisivo. Dunque, la dialettica è utile per le scienze filosofiche perché, dyname noi, se siamo capaci di diaporesai pros amphotera. Che cosa vuol dire diaporesai? Vuol dire sviluppare una aporia. Vi prego di concedermi di non spiegare adesso che cos'è l'aporia, perché ci ritorniamo sopra nelle prossime lezioni. L'importante è che questa operazione, come dice qui Aristotele, venga fatta pros amphotera, in entrambe le direzioni. Quindi si tratta di diaporesa e di compiere questa operazione in entrambe, guardate, le direzioni sono due. E dicendo entrambe vuol dire che sono due in tutto, che non ce ne sono più di due. Quando non ce ne possono essere più di due? Quando l'una è la negazione dell'altra, quando siamo in presenza di una opposizione per contraddizione. Allora qui questo metodo consiste nello sviluppare una determinata posizione in due direzioni tra loro contraddittorie. Chi è capace di fare questo, dyname, chi è dynamenos, chi è capace di fare questo, en ecastois, qui mio amico Zadro traduce, no, altri traducono in ciascuna cosa, io credo che qui en ecastois si riferisca al pros amphotera, in ciascuna delle due. Cioè, se noi sviluppiamo l'aporia in entrambe le direzioni, allora in ciascuna delle due, enecastois, catopsomesa, scorgeremo, opsomai, proprio vedere, no? Scorgeremo, vedremo, talethes tecai topseudos, il vero e il falso. Signori miei, qui la dialettica ci permette di vedere il vero e il falso, niente meno che il vero e il falso. Allora si capisce perché serve alla scienza, alle scienze, alla episteme e catà filosofia, perché permette addirittura di vedere in un'alternativa tra posizioni opposte quale è vera e quale è falsa. Non è cosa da poco. Ma non è tutto, questo è solo
il 3A, la prima parte dell'uso scientifico. Segue poi il 3B, eti, de, prosta prota, ton periecasten episteme archon. È utile a proposito delle premesse prime, cioè dei principi. Ton archon periecasten epistemen, di ciascuna scienza. Ec men gar, ton oikeion, ton kataten proteseisan epistemen archon, a partire infatti dai principi propri della scienza proposta, adunaton eipein ti per iauton, è impossibile dire qualche cosa su di essi. E peide protai aiarcai apanton eisi, per il fatto che sono i principi primi di tutti, dia de ton periecasta endoxon ananche periauton dielsein. Perciò è necessario che a proposito di essi procediamo dia ton endoxon, servendoci degli endox, cioè i principi primi delle singole scienze non li possiamo dimostrare partendo da altri principi, perché essi sono i primi di tutti, prima di loro non c'è niente da cui poter partire. Allora l'unico modo, l'unica via che possiamo percorrere è di andare dia ton endoxon, di elzein, andare attraverso gli endox, servirci degli endox, e gli endox sappiamo sono dominio della dialettica. Tuton di Dio, didion, questo è proprio, è malista oikeion, è sommamente specifico, test dialectiques, della dialettica. Exetastiche gar usa, pros tas hapason ton methodon, arcas odon echei. Essendo infatti exetastica, indagativa, perché l'exetasis è proprio l'indagine, era l'indagine che faceva il giudice, quello che oggi fa il giudice istruttore, che inquisisce, inquisitiva potremmo dire, è proprio l'inquisitoria, è il metodo dell'inquisitoria, cioè di chi cerca, è la parte che nei processi è sostenuta dall'accusa. Che cosa fa il pubblico ministero, l'accusatore, nei confronti dell'imputato o dei testimoni a difesa? Cerca di indurli in contraddizione, perché una volta che si contraddicano vuol dire che sono nel falso, non sono più credibili. La dialettica è exetastiche, è inquisitiva. Essendo inquisitiva, echei detiene, possiede, controlla, potremmo dire, odon, la strada, la via che porta pros tas apason ton methodon arcas, ai principi di tutte le altre trattazioni. Quindi la dialettica è utile alla scienza, alle scienze filosofiche, per due ragioni. Perché sviluppando le aporie in entrambe le direzioni vedremo più facilmente in ciascuna il vero e il falso, e perché, non potendo dimostrare i principi, l'unica via che si può percorrere verso i principi è quella che passa attraverso gli endoxa, la quale appartiene precisamente alla dialettica. Quindi la dialettica sviluppa le aporie in entrambe le direzioni e in questo modo perviene al vero, ma inoltre ci porta, ci conduce ai principi, i quali, non dimentichiamolo, sono veri, abbiamo detto che i principi devono essere veri, e dunque portandoci ai principi, anche per questa via, ci porta al vero, ci porta alla verità. Quindi, come vedete, siamo tutt'altro che in un campo estraneo alla episteme. Qui entriamo, direi, nel cuore della episteme. Esiste dunque un uso che io chiamerei filosofico, ma nel senso forte del termine, un uso epistemico o epistematico o scientifico della dialettica, anzi un duplice uso scientifico, precisamente il 3A e il 3B. Mentre il primo era un uso ginnastico o propedeutico e il secondo era l'uso proprio
l'uso per la discussione, il terzo è l'uso scientifico o filosofico della dialettica, in cui veramente si ha a che fare col vero e col falso. Quindi anche questa è una forma di razionalità che, sia pure in modo diverso dalla dimostrazione, ci permette di stabilire un rapporto con la verità. Questo di solito da alcuni è stato sottolineato, ma la maggior parte degli studiosi, a mio giudizio, non ha valutato adeguatamente, ha sottovalutato questa capacità veritativa, questo uso scientifico che la dialettica ha per Aristotele. E nei prossimi giorni noi ci renderemo conto di quanto grande sia la sua importanza, osservando come Aristotele mette in opera, pratica appunto questo tipo di razionalità, rispettivamente nella fisica, nella metafisica, nell'etica e via dicendo. Ma per oggi penso che può bastare.